Qui c'è anche Araschini che voleva salutare. Ok, culo in faccia, solo in faccia, cos'è oggi? Già oggi raga, come vedete, i miei capelli sono un disastro unico. Ieri ho provato pure a tagliarli ma ho fallito miseramente, dopo ci provo meglio. Devo assolutamente rifarmi una tinta. Penso che voglio levarmi l'extension perché guardate qui, mi si è staccata un'extension. Vi faccio vedere dietro come la situ e secondo me urlate ragazzi. Ma io ve lo faccio vedere solo per farvi vedere un po' di sano horror che ogni tanto ci sta. Avete visto? Avete visto? Sono scese molto, si vedono un botto. Poi vabbè, c'è la ricrescita. C'ho dei capelli de merda, ok? Possiamo smettere di commentare Lilli che capelli osceni. Grazie ragazzi. Adesso penso che mi andrò a levare l'extension e fare una tinta. Io ho queste due tinte. L'unica tinta che ho, questa è quella che ho usato per fare la tinta questa volta. Mi ci sono trovata benissimo. Infatti penso che la ricomprerò. In realtà i capelli sono ancora molto verdi, non si sono scoloriti più di tanto in realtà. Però io il colore lo faccio almeno una volta al mese. E poi c'ho questa qua che avevo comprato per emergenza ma non l'ho mai usata, Crazy Color, boh. E quindi vabbè, c'ho queste due, vediamo. Andiamo a levare l'extension, praticamente lo farò in un modo molto rudimentale con queste pinze, che in realtà sono simili a quelle del parrucchiere ma sono da elettricista, non lo so. Io le uso sempre per levarmi l'extension quando stanno in queste condizioni, perché io ho l'extension con i micro ring. Quindi sì, dovrebbe farmelo un parrucchiere, però in quarantena ho imparato a levarmele da sola. È veramente una rottura di balls, però bisogna allargare questi anellini ed è grazie a questi anellini che sono rette le mie extension. Bisogna trovare l'anellino all'interno dei capi. Questa è la tecnica di sopravvivenza all'essere buone. No, in realtà sì, sto cadendo a pezzi purtroppo. Come sapete i miei parrucchieri sono di Roma, quindi tipo non posso andare da loro e dirgli oh Alemi, mi aggiusti l'extension. Cioè magari devo dire che la mancanza di Ale la sento. E voi direte ma vedo un altro parrucchiere. Vabbè, io non ce la faccio a tradire Ale. Però mi ricordo che in un momento di, non so, era un'emergenza, non mi ricordo, ho cercato un altro parrucchiere che sapesse mettere extension con questa tecnica, ma non ho trovato. Cioè, come posso andare da un altro parrucchiere? Comunque, vedete, piano piano si staccano. È tutta una questione di tatto, cioè. Comunque, raga, che fate? Che dite? Dove andate questa summer? Come vedete, io non penso che partirò. No, vabbè, forse sì, a fine agosto. Magari vorrei andare da qualche parte, ma veramente è molto easy. Quest'anno vacanze milanesi. Poi, effettivamente, io, ora che ci penso, non è che faccia chissà quali vacanze l'estate di solito. Cioè perché faccio sempre così tante cose. E poi per me vacanza è anche proprio stare a casa e non dover fare le mille cose che devo fare. Anche se alla fine faccio sempre mille cose. Quindi vacanza piena non lo so. Però vabbè, a Ferragosto spero di fare qualcosa. Come sapete non sono una grande fan del mare, delle mete estive, dove di solito la gente parte tipo per una settimana così. Cioè io me ne sbatto di sta roba. Per me il mare non esiste. Già i fiumi sono più intriganti. Però devono essere tipo in mezzo al nulla, cioè senza persone. Che se no, assolutamente no. Oh, mi sono rotta, mi fanno male le braccia, sta così. Vabbè, comunque spero che voi vi stiate divertendo più di me. Oh mio Dio, i miei capi. Devo dire che ci rimango sempre un po' male quando me le levo, perché a me piace avere l'extension. Però se ce l'ho qua giù, cioè guardate che casino. Cioè io devo riaggiustare il taglio perché sono troppo vaporosi. Però io non sono capace. Chi sa farmi un mallet, venga a casa mia. Raga, sto delirando, oggi è domenica. Ieri ho fatto serato, ma che è? Cioè siamo così, no? Estate, la summer, dove accadono le cose. Anche questo via. In realtà non sono tante, poi sono già tutte rovinate. Prima erano lunghissime, prima erano tipo così. Questi sono i make up senza extension. Prendiamo la dintettina. Spero di non fare un bordello, sicuramente lo farò. Devo aprire il barattolo con le pinze. Cioè ma dimmi te. Che c'è l'asca? Lo so, è una scena disgustosa. Wow, chi vuole leccare questo? Tipo lo yogurt, bla. Ma in realtà la videocamera sembra un colore osceno, tipo Shrek. Non sto dicendo che Shrek è osceno, però non è il verde a cui punto. Metto il guanto, se no mi sporco tutta la mano. Certo, potrei farlo in bagno, così se sporco non succede niente. Ma non mi va di alzarmi, trasferire la videocamera, cioè poi lo specchio bacia. Oh my god. Mentre mi tinteggio così, volevo parlarvi un po', cioè accennarvi più che parlarvi, perché poi appunto ci voglio fare un video dedicato al perché non è uscito il mio video musicale Poltrona di Gelatina. Su Instagram vi ho accennato qualcosa, appunto, pure all'inizio di un altro video, tipo. Però c'è gente che mi ha scritto: non ho capito che è successo, che è successo. Non avete capito perché non ve l'ho detto. Per ora
La situazione ancora non è risolta, quindi sto aspettando un attimo a parlarvene per vedere come finisce, cosa succede e tutto quanto. Però penso che anche se non si risolve a breve, comunque ve lo faccio il video, perché sono molto arrabbiata. Sono arrabbiata, dispiaciuta e mi sento proprio presa per i fondelli, ok? Come sapete, io quando faccio i video musicali, cioè ci metto tutta me stessa, cioè tutti i video musicali che avete visto, diciamo, sono sempre stati, diciamo, creati sotto la mia supervisione totale, cioè nel senso ero io che avevo l'idea, dicevo come fare la color, cosa mettere, gli outfit, tutto quanto è scelto da me, perché mi piace comunque, cioè deve essere me, cioè quello che esprimo deve essere mio, cioè deve essere mio, deve essere tutto come dico io. Ovviamente se ne parla col videomaker e le cose, tutto quanto, cioè non è che io tipo vado da uno e faccio sì, fammi il video come ti pare a te. Purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare minimamente, in poche parole il prodotto finale non era all'altezza, non delle aspettative, ma del... Non potevo pubblicarvi un video del genere, raga, perché non voglio spoilerarvi già la storia, che sarà ricca di intrighi e passioni. Ci sono stati vari problemi che mi hanno portato a ricevere un prodotto incompleto, non all'altezza, decisamente non all'altezza di... non all'altezza di Lily Meraviglia, nel senso che so sto cazzo, però non ci siamo proprio. E niente, quindi ci sono rimasta di merda, ovviamente, e questa cosa mi ha turbato totalmente per almeno una settimana. Sono stata malissimo, che proprio, raga, una delusione totale. Ci sono rimasta malissimo io, figuratevi voi. Pensate, appunto, voi lavorate a una cosa per tanto tempo, voi fate, cioè io ho fatto tutto quello che dovevo fare, la mia parte ovviamente, di organizzativa e tutto quanto, ma ci deve essere un lavoro di editing e tutto quanto che mi è finito male, totalmente non per colpa mia, sono stata fottuta. Quindi sì, ci sono rimasta malissimo io. Ora non ho news, il mio piano è che io voglio pubblicare il video, però adesso non so ancora che soluzione prendere, però sicuramente prima o poi ci sarà il video. Però sì, ecco, è una presa male, perché sapete che, raga, ogni estate era la mia tradizione, la nostra tradizione, no? Io non vedevo l'ora di fare la hit estiva col video. Ho pensato proprio, raga, a un video. Guarda, ci sono rimasta proprio male. Cerco comunque di non demoralizzarmi, che comunque ho già progetti in mente, cose, solo che appunto, a cazzo, cioè perché, perché? Di questo, raga, quando ho news ve le dico. Siete stati super carini a dirmi: Lily, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi grazie mille, raga, siete un sacco gentili. Io, raga, ho finito un barattolo, però ho finito anche i capelli, cioè ho finito i capelli, mi sembra che li ho riempiti tutti. Ma è dietro la situa, io li sento tutti umidi. E anche questa volta questa Crazy Color è rimasta inutilizzata. Io non ho ancora mai provato questa tinta, non so se la proverò mai, la tengo come tinta di emergenza, non si sa mai questa. Adesso aspetto tipo boh, mezz'ora, un'ora, e poi sciacquo e poi facciamo piastra. Yeah! Eccomi qua in modalità contadina con sti capelli. Io non so perché voi continuate a dirmi che io sto bene con i capelli miei naturali ricci, raga, ma mi sembro proprio una contadina. La tinta è attaccata molto bene, mi piace. Queste tinte fanno i capelli molto morbidi, quindi top. Ci sta ogni tanto dare un po' di vita a questa aridità che mi ritrovo in testa. Non mi piace non avere l'extension. Ale, vieni a salvare. Finisco di piastrarmi e ci vediamo dopo. E voilà, raga, questi capelli sono scena. No, vabbè, e la frangetta è super storta, ma ho perso le mie forbici da capelli, quindi devo ricomprare, anzi lo farò adesso. Perfetto, arriva domani. 7 euro 7 forbici per capelli in acciaio. Quindi vabbè, aspettiamo queste forbici. Wow, mi sono arrivate! Guardate che belle, raga, 7 euro mi è arrivato. Due paia di forbici che ho già tirato fuori. Questa è normale e questa con il coso mi sa per sfilacciare. Voglio provare. Poi ci sta pure il pettine, questo pettinino carinino, e questo coso che non so cosa sia. Cos'è, un ciondolo a forma di COVID? Non lo so, qualcuno sicuramente di voi lo sa, ditemi cos'è sto coso. Ma andiamo a tagliare questa frangetta, per favore. Come vedete è super storta. Come faccio ad andare in giro così? Infatti, ci vediamo come tagliano. No vabbè, tagliano De Cristo. Mai visto delle forbici così taglienti? Cioè, raga, ma che drittezza è? Provare queste adesso. Come funzionano? Ti potevo fare così? Cioè, come si tagliano? Boh, mi sto solo tagliando capelli a caso. Forse dovrei stare ferma e non cercare di fare danni. Forse sì, dovrei.
frangetta dritta come il meridiano di Greenwich. Vorrei tagliare altro perché è proprio una soddisfazione tagliare con queste forbici, ma meglio se sto ferma. E quindi niente, ma questi sono i miei capi osceni, almeno sono molto verdi, la frangetta è dritta e io sono a buona, tutto a posto. Quindi niente, grazie per avermi tenuto compagnia mentre mi restylingavo, anche se appunto, cioè, non riesco a vedermi in realtà con i capelli così corti. Vorrei le extension lunghe, però appunto devo aspettare che Ale me le metta. E niente, vi ricordo di andarmi a seguire sui miei altri social, su tutto Instagram. Fatemi sapere se vi piacciono, so che la risposta sarà un no, però vabbè, manco a me mi piacciono. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!